nera, non è TikTok e neanche io, non è programma, è lo Spirito di Dio che si manifesta stasera in questa live. Se mi dubitate di quello che vi dico, uscite dalla live dove siete e andate a Angelo Picone, la purezza di Dio, e lo vedrete e lo costerete di persona. Bene, adesso che abbiamo pregato, vogliamo dare spazio a qualcuno che ha bisogno di qualche preghiera, perché poi entriamo nel campo della lettura della Bibbia. E poi non mi posso fermare, non vi posso dare conto e non vi dovete demoralizzare che non vi rispondo, perché se inizio con la parola, poi devo finire la parola e dovete aspettare dopo che finisco la parola, a meno che non sia importantissimo di vita o di morte. Se scrivete che è necessario, urgente, mi fermerò. Signore, mi perdonerà. Le cose urgenti vanno servite, pronto consegna. Ebbene, scrivete il vostro bisogno adesso, fatelo. Mentre lo farete, io mi sto preparando meglio. Qui, ecco. E mi preparo la lettura, così non perdiamo altro tempo. Gloria a La lettura che Dio ci dà è Ezechia. Ne che si trova Ezechia chiede aiuto a Isaia, che lo assicura dell'intervento divino, che si trova in Isaia 37. Per accorciare tutto quello che vi ho detto, cercate Isaia 37, poi troverete il testo che vi ho detto, che Ezechia chiede aiuto a Isaia, che lo assicura dell'intervento divino. In sostanza, il profeta assicura questa Ezechia che aveva bisogno dell'intervento di Dio. Allora, nel frattempo lo scrivo così non lo perderemo di vista. Isaia 37. Tanto male la schiena, Maurizio Urbani 3. E io ti dico che tu guarirai dalla schiena, Maurizio. Ciao Davide, amore mio.
ce la fai andare nel mio sito, te lo scrivo, così fai prima, ti prendi il numero di telefono, Albi, Cristo per le nazioni, pace Albi, pace a te, Angelo dice, come stai Albi, è da tanto tempo che non ti vedo, come mai? Ti ripote ha donato, vende. No, non donate qua, perché li perdo qua, non donate qua, andate nel mio sito, adesso lo scrivo al fratello Maurizio che ha bisogno, che sente male nella schiena. Dovete andare nel mio sito, c'è l'IBAN, PostePay e loro andranno tutti a me. Se li mettete qua, non ho visto neanche un centesimo ancora, un anno e mezzo che sono qua dentro. E allora, www.gesulaluce.delmondo.it. Allora, www.gesulaluce.delmondo.it. Allora, Maurizio, adesso io pregherò per te, ma io ti avviso, Dio può guarire in un istante, come può guarire domani, dopodomani, il mese prossimo, l'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3 anni, non si sa. Va bene, Dio sicuramente ti guarirà, però devi aspettare che Dio ti guarisca. Va bene, se tu vuoi le cose accelerare, vai nel mio sito, te l'ho scritto, prendi il numero di telefono e sotto c'è un PostePay e un PayPal. Ci fai una foto sia nel numero di telefono, sia nel PayPal che nel PostePay. Devi fare un'offerta o in PostePay o in PayPal, quello che vuoi tu, quello che il tuo cuore dispone, non c'è prezzo. Quando fai questa offerta, che te lo lascia il tabacchino oppure in qualunque bottega, se c'hai PayPal tu lo puoi fare tu stesso, se c'hai PostePay lo puoi fare tu stesso. Sì, dimmi Roberto. Ma PayPal non è TikTok uguale? No, PayPal non ha niente a che vedere con TikTok. PayPal è un'app che serve per trasferire denaro o ricevere denaro o comprare cose, oppure PayPal è questo che funziona, non ha niente a che vedere online. Sì, tu sei, sì, ma questo piano piano poi ti spiego com'è. E Albi Cristo per le nazioni dice confido in Dio. Bravo, così, bravo. Confidare in Dio è la cosa più bella che c'è. Vedete, Albi Cristo per le nazioni ha detto le parole giuste. Dovete confidare in Dio. Quando Dio vi guarisce, sarete guariti completamente. Se avete necessità d'urgenza di guarire, chiamatemi, io prego Dio e può darsi che vi guarisce subito. Va bene? Solo questo vi dico. Se ho detto qualcosa di sbagliato, scrivetelo. Fratello Angelo, tu fratello Albi Cristo per le nazioni, scrivilo. Se ho detto qualcosa di sbagliato, scrivilo per favore. Perché dato che hai scritto due parole, la gente può immaginare che c'è qualcosa che non va. Albi, scrivilo. Ho detto qualcosa di sbagliato? O sei d'accordo? Quello che ho detto io. Gloria a Dio. Mentre il fratello Albi si mette in comunicazione con Dio, che ci dice cosa deve scrivere, noi andiamo verso la parola. Prendete la parola, Isaia 37. Mentre pregheremo per la parola,
Albi, Cristo ha risposto per le nazioni. No, hai detto bene. Gloria a Dio, ti ringrazio, fratello, che almeno tu mi hai capito. Allora, vi spiego questo. Ci sono persone che sono dentro la Chiesa 60 anni, che pregano Dio, pastori che pregano per se stesso e per la sua famiglia, non sono stati guariti da Dio. Ma non è che io dico che loro sbagliano nel pregare, no. È il sistema sbagliato. Questi pastori, Gesù quando li ha mandati con il mandato, ci ha detto: andate per il mondo, fate tutti i miei proseliti e portateli a me. E queste chiese, questi pastori, che fanno? Che fanno? Appena vedono qualcuno, la calappiano e se lo portano in chiesa. Se la chiesa cristiana, romana, cattolica, se li porta nella chiesa cristiana, romana, cattolica, e già li fa peccare, mentre gli dice: dici 10 Ave Maria e 10 Padre Nostro davanti alla Madonna che nel monumento, la statua di gesso o di ferro o d'acciaio. Non solo che non lo benedice, non solo che lo assolve, non lo può assolvere, già lo fa maledire che va a prostrarsi davanti alla Madonna o davanti alla statua di Gesù. Gesù è vivo, è dentro il nostro cuore. L'avete capito? Gesù è qua dentro, non è nella statua, non è nel crocifisso. Grazie Giulio Pana, ma io non ho visto niente da TikTok, niente, un anno e mezzo. Eppure c'ho dei diamanti anche, e c'ho molto denaro accumulato, non ho visto niente. Ogni tanto mi bruciano qualche profilo e è finito tutto, non ho visto niente. Se avete da donare qualcosa... Come, Robè? Perché non ti rimanda di tutti i soldi? E perché prima devo pagare io a loro. Devo pagare l'abbonamento e mi devo mettere a regola. E siccome se io non vedo qualcuno che mi manda del denaro, ancora nessuno si rischia di mandarmi del denaro per costruire la clinica, come faccio io a mandare il denaro a TikTok? Come faccio? C'è uno che dice: Giulio Pana dice, mi potrebbe donare qualche soldo? Mio padre mi ha abbandonato e vive con la mia mamma in un monolocale. Ci dici a tua mamma che non vada più nelle chiese cattoliche, disprezzi queste statue e vedrai che subito la fortuna si aprirà a te. Poi vieni da me, come disse Pietro a paralitico, io non ho denaro da darti, non ho oro né argento, ma ti do una cosa, alzati e cammina. E paralitico camminò. Quando farete questo, tu e tua madre, venite tutte e due a me, mi chiamate con WhatsApp e io vi darò quello che cercate. Nel nome del Signore.
Hai capito? Dovete buttare tutte le statue che avete a casa, immagini, crocifissi, madonnine, quante ne avete, rosari. Dici a tua madre che butti tutto, bruci tutto e non vada più in queste chiese, perché tua madre ha maledetto te andando in queste chiese. E allora, quando fate questo, poi venite da me e farò quello che devo fare. Bene, adesso che abbiamo sintonizzati con il Signore ogni cosa, dove mi trovo io? Vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Entri là dentro, c'è il numero di telefono, mi aggiungi in WhatsApp, hai capito? Non chiamare, mi scrivi, perché se chiami mi fai cadere la live e io ti blocco subito. La seconda volta non potrai chiamare, mi scrivi che io quando finisco ti rispondo. Stai attento a quello che ti ho detto, è per tutti, va bene? Appena chiami sei bloccato e non potrai più chiamarmi, hai bisogno di un altro telefono per chiamarmi. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù, amen. Qui come testo in Isaia 37 dice: Ezechia chiede aiuto a Isaia, che lo assicura dell'intervento divino. Qual è questo intervento divino? Che cosa aveva bisogno Ezechia? Sappiamo che Ezechia era un uomo importante, molto importante, molto, a quei tempi. Non era un uomo qualunque. E qui dice: or, quando il re Ezechia, guardate, era il re Ezechia di quella nazione che è sempre stata in guerra con tutto il mondo, Gerusalemme. Udì questo, si stracciò le vesti, si coprì di sacco ed entrò nella casa dell'Eterno. Quindi quando Eliakim, prefetto del palazzo, Shebina, il segretario, e i più anziani dei sacerdoti coperti di sacco dal profeta Isaia, figlio di Amutos, i quali gli dissero: così dice Ezechia, questo giorno è un giorno di angoscia, di rimprovero e di vergogna, perché i figli stanno per nascere ma non c'è forza per partorirli. Forse l'Eterno, il suo Dio, ha udito le parole di Rab Acher, che il re di Assiria, suo signore, ha mandato a dire per insultare il Dio vivente, e lo castigherà a motivo delle parole che l'Eterno, il suo Dio, ha udito. Innalza dunque una preghiera. Vi ho detto di non chiamare, vero? Vi ho detto di non chiamare, vero? È vero che vi ho detto di non chiamare? State tranquillo che appena finisco la live vi blocco, senza guardare neanche il messaggio. Non lo guardo neanche il messaggio. Vi blocco subito, sull'istante, come vero Dio. Vi blocco subito, sull'istante, senza che guardo il messaggio. Chiunque siete, anche se fosse mio padre buonanima,
che dicesse che è rinato sulla terra e farebbe questo. Lo blocco subito. Quando parlo mi dovete ascoltare. Pace, Giulio, Pana, se sei stato tu che hai chiamato hai sbagliato, dicendovi non dovete chiamare, e tu hai capito che la live si chiudeva, hai fatto lo scherzo e ti ho preso in trabocchetto. Ti ho preso in trabocchetto. Hai disturbato la live, tanto che mi hai fatto fermare dalla lettura di Dio. E meriti quello che meriti. È inutile che giuri su Dio prima che Dio si scriva in grande. E poi non si giura sopra il nome di Dio. È abominevole giurare su Dio. Non dobbiamo giurare neanche su di noi, perché noi non siamo capaci neanche di fare un capello bianco o nero o rosso o verde. Devi dire solo sì sì, no no e basta. Sono stato io, non sono stato io, basta. E di più è di Satana. Adesso smettila, non scrivere più. E come avete capito, su questo argomento, buonasera sorella Barbara, signorello, Dio ti benedica. Se vuoi salire, ti faccio salire, dimmelo. C'era un bisogno di questo re Ezechia che si stracciò le vesti mentre fu accusato dal profeta per aver fatto qualcosa. Si penalizzò, si stracciò le vesti e cominciò per i fatti suoi a sentirsi demoralizzato. E qui quante persone in questo momento sono state demoralizzate dalle parole che ho detto? Con Dio ci vuole ordine, ordine ci vuole. Bianca scrive: buonasera caro, buonasera Bianca, ti voglio bene. Ti amo nell'amore del Signore. Rabbe, buonasera. E tu sei cattolica? E che ci posso fare che sei cattolica? Pure io c'ero cattolico. Mica siamo noi che siamo diventati cattolici. Quando siamo nati eravamo bambini e i nostri padri e le nostre madri erano cattolici. Che c'è di male? Quando abbiamo capito che eravamo cattolici abbiamo frequentato la chiesa. Barbara signorella dice: buonasera fratello Angelo, una preghiera per stare tranquilla con Cristo Gesù. Amen. Subito sorella. Intanto finisco la parola per Bianca e per altri. Se siete cattolici non mica avete colpa, i vostri padri e le vostre madri erano cattoliche e io sono stato cattolico finché ero ammalato e poi mi volevo uccidere, e così sono stato alla ricerca di qualcosa che mi poteva aiutare. E quando Dio, ero cattolico, adesso non sono di nessuno, solo
di Dio e di Gesù. Non faccio religione, adesso faccio relazione con Dio e con Gesù. Io amo Dio e Gesù più di mia moglie, e mia moglie lo sa, io lo dico in faccia. Tu vieni la terza, prima viene Dio, poi viene Gesù e poi viene tu. E lei finalmente l'ha capito, perché ha capito i risultati. Dio e Gesù sono la stessa cosa, unico, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma siccome noi leggiamo la Bibbia dice così e dobbiamo dire così. Io lo so, dentro di me è unico. Ma dobbiamo fare ciò che è scritto nella Bibbia. Qui c'è fratello Salvatore, qui se c'è qualcosa adesso ve lo dirà lui, fratello Salvatore. Noi dobbiamo seguire la Bibbia, lo sappiamo che Dio e Gesù e lo Spirito Santo sono la stessa persona. Capite? Ma noi stiamo leggendo la Bibbia e ci dobbiamo dimostrare secondo come è scritto nella Bibbia. Vi tiro un passo. Giovanni Battista è nato prima di Gesù, un anno prima. E siccome erano parenti, cugini, Giovanni Battista giocava con Gesù. Quando Maria, la mamma di Gesù, andava a trovare sua zia, cugina, Elisabetta, giocavano insieme. Carlito, grazie di questi cuori. Giocavano insieme. Ma Giovanni sapeva: pace a tutti voi nell'amore di Gesù Cristo, benedizione abbondante per tutti Maria. Voi. Sì. Maria e Elisabetta erano sorelle. Un momento. Elisabetta. Sì, Gesù e Giovanni Battista erano cugini. Allora, non ci siamo quello che stai dicendo. No, non sei d'accordo. Noi dobbiamo seguire la Bibbia. Prendi dove l'hai letto, prendi dove l'hai letto. Ma scusa, se Gesù erano cugini, no? Ci sono tanti modi di cugini da chiamare. A me mi chiamano tutto. Aspetta che... A me mi chiamano tutto zio Angelo, i figli dei figli dei figli, tutti zio Angelo mi chiamano. Bisogna vedere che referenza c'è di cugino e di parentela, hai capito? Allora, non perdiamoci in questo. Prendi la Bibbia, lo leggi e poi mi dai il riflesso di dove leggi, io lo vado a vedere e lo confrontiamo, va bene? Io so che Elisabetta non era sorella di Maria, se no vivevano nella stessa casa. Perché Maria, mi capisci sì o no? Tu vai con calma, valla a vedere dove l'hai letto e chi te l'ha detto e poi mi dice: fratello, c'hai torto. Va bene. Nel frattempo noi dobbiamo continuare ciò che è scritto nella Bibbia. Fratello, se vuoi salire ti faccio salire, Salvatore. E ritornando a ciò che noi diciamo nella vita, io stavo prendendo questo passo per farvi capire che Giovanni sapeva che Gesù era Dio, sapeva chi era Gesù. E quando Giovanni battezzava in acqua,
Buonasera fratello, aspetta che aumento l'audio perché non ti sentiamo. È vero. Pace fratello, adesso ti sento, dai. Pace a tutti quelli collegati, benedizione al Signore. Amen. Ascolto, fratello Angelo, Dimmi. Giovanni Battista doveva preparare la via per il nostro Signore Gesù Cristo. Era il Sì. suo primo grande profeta. Amen. A partire da lui sono venuti poi tutti i profeti, maggiori e minori. Però Amen. lui aveva un compito ben preciso, Giovanni Battista. Era quello che preparava la via al Signore, che battezzava in acqua. Amen. E poi veniva il Signore e ti battezzava di potenza, dallo Spirito Santo, di fuoco, il Amen. battesimo di fuoco. Amen. Perché Giovanni Battista è nato 9 mesi prima di Gesù. Quando Gesù, quando Giovanni Battista vede Gesù nella pancia, doveva ancora partorire la mamma di Giovanni Battista, sussultava Amen. perché ha visto Cristo, il Dio vivente. Amen. Hai capito? E lui era proprio il suo primo profeta che doveva preparare la via per l'agnello che toglie i peccati del mondo, che disse Giovanni Battista davanti agli apostoli. Amen. E poi andò nel deserto e fu tentato da Satana. Amen. Dopo il battesimo di Giovanni Battista nel Giordano. Gloria a Dio. Il Padre dall'alto, Dio dall'alto, disse: questo è il mio amato figlio che mi sono dato. Aveva un compito ben preciso come profeta di Dio. Doveva preparare la via all'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, che doveva Aspetta, venire nel mondo aspetta, Salvatore, aspetta. per riscattare il mondo. Salvatore, un attimo che devo pregare per la sorella Ah, ok, Barbara. va bene, ma Un io sono attimo. l'audio, non ti sento basso. Mi senti? Mi senti? No, ti sento basso, hai abbassato l'audio. Io sono al massimo. Aspetta un attimo che è tutto alto, solo che c'è la musica, tolgo la musica. Mi senti adesso? Allora, Sì, adesso sento ascoltami, benissimo. devo pregare per la sorella Barbara che deve andare via. Ok, ma il ragionamento è questo, che doveva preparare la via al Signore, Sì, era il suo primo profeta, fratello, un attimo. colui che ha Sì. ammonito anche Erode Antipa, che era in adulterio e si era presa la moglie della sorella. Sì, fratello, un attimo solo e poi continuiamo, va bene? Un attimo solo. Così preghi, Ok, vai, così. prega, 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 Così ha pre bisogno questa sorella, sì, è ha bisogno. la sorella dell'altra sera, Barbara, Sì, vai, signorella. Poi prega, 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 prega. preparati una bella preghiera che preghi pure tu e poi continuiamo la No, parola. sono insieme, mi accordo a voi. Ok, Padre Santo, nel nome santo del tuo figliolo c'è la sorella Barbara qui che ha bisogno di te, Padre. E ti prego, Padre. Tutto quello che lei in questo momento abbia di bisogno, ti prego di benedire sia la sorella Barbara, suo marito Alfio, i suoi figli e anche i suoi nipoti, padre, e tutta la sua casa e tutta la sua discendenza, padre. E se c'è qualcuno in questo momento, qualche anima di spirito maligno che si aggira nella sua casa, distruggilo, padre. Non ci deve essere neanche un'anima vivente, spirituale, negativo. Tutto ciò che gira nella casa della sorella Barbara deve essere positivo, non quel positivo che dicono che sono ammalati di virus. No, positivo. Nella salute, nella potenza tua, Padre. Benedici Barbara, benedici Alfio che stasera stesso, questa benedizione mentre pregheremo tutti, succede un miracolo potente, Padre. Amen, Un miracolo